Bentornati amici del Games, oggi giochiamo a Planet Base, un gioco uscito su Steam in cui abbiamo il controllo degli astronauti su un pianeta alieno e dobbiamo farli sopravvivere, ovviamente senza farli ammazzare. Vi avviso fin da subito che questo gioco è veramente, veramente complicato, o meglio, cattivo e crudele. E adesso man mano vi spiegherò per quale motivo. Innanzitutto, questi colonist. Per prima cosa dobbiamo fargli fare delle strutture velocemente iniziali all'inizio del gioco, altrimenti mi muoiono. Quindi facciamo l'airlock per poter entrare nella base e il generatore di ossigeno, che sono due strutture che poi tra l'altro possiamo collegare. Poi gli facciamo anche costruire velocemente un pannello solare, giustamente per dargli energia. Ok, mettimelo là che è meglio. Poi gli facciamo costruire velocemente anche la wind turbine, ma come la può fare dopo. Prima costruiamo un collettore per l'energia, che la mettiamo più in qua. Ok, perfetto. Ok, così più o meno dovremmo riuscire a essere generici. Adesso che ci danno la wind turbine, eccola qua, perfetto, subito la facciamo e la colleghiamo qui. E poi subito gli facciamo anche costruire un collettore più grande, che ce ne sono di tre livelli, il primo, il secondo e il terzo, che la differenza è il costo e la quantità di energia che possono produrre a dare. E ci mettiamo un secondo e io lo mettiamo qua. Ok, adesso che abbiamo iniziato a fare anche un riempimento e siamo un po' più sicuri, posso iniziare a parlarvi di questo gioco. Allora, i personaggi, tra l'altro vi faccio vedere che si può alzare o meno la visuale della base, hanno dei requisiti che devono essere mantenuti, no? E quindi devono mangiare, bere, dormire, avere l'ossigeno e il morale. Siccome in questo gioco c'è il rischio che qualcosa vada storto, che può essere, come potete aver sentito, meteorite, una tempesta di sabbia, una tempesta solare, e poi altre cose che non mi ricordo che ci sono, forse anche terremoti, non ne sono sicuro. Fatto sta che è il rischio che questi qua mi muoiano. Allora, quindi noi dobbiamo stare attenti e provvedere al loro benessere. Innanzitutto, dobbiamo fargli anche da mangiare. Quindi, ne facciamo uno piccolo perché quello più grande non ce l'ho. Meglio, non conviene farlo. Lo mettiamo qui. E li colleghiamo. Siccome adesso ho dato un lavoro a qualcuno, adesso qualcuno work andrà a prendere da una vicera spaziale che hanno del metallo, poi bioplastica e quant'altro, che adesso lo prendono, lo mettono qui sopra e poi qualcuno prende e lo costruisce. Noi dobbiamo stare attenti che questi disgraziati appunto non ci muoiono. Ed è rischioso perché anche se non sembra, questo gioco è molto cattivo, come dicevo. Già mi è successo nella partita precedente, ho iniziato a fare le prime strutture, ho iniziato a fare questo, la turbina eolica qua ha smesso di funzionare perché non c'era vento, non c'era, era notte, quindi non c'era sole, di conseguenza i generatori avevano consumato l'energia perché non hanno fatto in tempo a ricaricarsi al 100%. E quindi tutti i colonisti mi sono morti e ho finito la partita. Quindi dovete stare attenti a queste cose qua. Adesso per il momento qua ne abbiamo uno pieno. Questo qua si sta riempendo. E abbiamo fortuna che il wind strength è molto alto, che ci potrebbe pure permettere di fare subito proprio, anche se non servirebbe, ma ci può stare. Fare un power collector un po' pochino più grande, che è il 4. Giusto per avere tutti e tre in tandem. E poi di farli costruire già subito un pannello solare un po' più grande. Vediamo un po' qual è questo. O magari costruire uno piccolino e poi pensare all'eolica. Vediamo un po', non è che c'è tanta zona. Allora proviamo a mettere un'altra eolica. Magari un po' più grande, ecco. E poi sull'eolica farci
l'altro pannello solare un po' più grande. Vediamo un po' quanto abbiamo materiale, più o meno si dovrebbe iniziare a essere abbastanza. E mettiamolo qua. Ok, adesso che abbiamo iniziato a fare, abbiamo il dormitorio, abbiamo lo storage, abbiamo la cantina, abbiamo la biodome, qui abbiamo il processing plant per poter fare altro metallo e bioplastica, perché li stiamo iniziando a finire. E funziona che praticamente vedete lo Stark è quello che ci serve per produrre la bioplastica, e poi il metallo lo si ottiene dalla miniera, che si ottiene qua. Quindi la miniera va qua, lui prende, mette dentro. Questo mi interessa, per esempio, non è felice, allora possiamo anche costruirgli un bar, così almeno non mi rompe le palle. E vediamo dove, mettiamolo qua. No, perché qua mi conviene avere il laboratorio. Allora, mi conviene metterlo... Vediamo dove. In questa zona qua. Tipo fare qui. E poi costruirgli anche un airlock da quest'altro lato. Che sarà qui. Perché giustamente dovrà prendere e spostarsi dall'altro lato. Poi la factory, questa serve averla qui, vediamo se me la fa fare. Sa di no. Sarebbe stato molto buono per fargli fare meno lavoro, il giro possibile. Però magari potete tentare di espandere in qualche altro modo, vediamo un po'. No, questo è fuori. Questo è fuori, questo è fuori, questo è fuori. Niente. La farò qua. E questo lato qui. Ed ecco la base un po' più sviluppata che sto iniziando a fare. La sto facendo la livello 4 perché mi sono dimenticato. E adesso mi inizieranno a morire tutti i colonist. Ed è anche buono la Mari farla vedere. Mi sono dimenticato di creare il coso che mi permette di trasformare i vegetali in produzione di cibo. Adesso man mano tutti i disgraziati mi stanno morendo. Vediamo cosa succede. Già è morta un'altra. Il morale scende quando muore qualcuno. Questa qua man mano era piena, adesso man mano sta scendendo giù. Se non si sbrigano moriranno anche loro. I robot hanno smesso di funzionare perché non c'è abbastanza di per riparazione. Adesso continuando ad andare, noi siamo per 4, mancano soltanto 4 colonist, che quelli mi sono rimasti, però è un lavoratore, poi biologista che non mi serve assolutamente a niente adesso, e gli altri due non so neanche dove siano, della verità. Ecco il terzo, medico. Quindi mi sono rimasti praticamente quelli che non possono neanche lavorare per poter creare il pezzo. Equivale a dire che potrei anche già concludere qui la partita, perché non avendo più un ingegnere che mi può lavorare in queste cose, sono fottuto. Questa è una tempesta di sabbia, che ho detto, tante calamità. Non avendo il controllo della guardia non posso appunto inserire l'allarme giallo. Un altro è morto. E così man mano mi moriranno tutti quanti. Bene, questo è il gioco Planet Base. Come potete ben vedere è un gioco molto semplice, perché i controlli sono semplici, ma allo stesso tempo molto ma molto crudele. E quindi voi dovete stare attenti a quello che fate quando costruite
Il mio consiglio che vi do è: ricordatevi di fare il meal maker per poter dare da mangiare a questi disgraziati. Che mi ero dimenticato del fatto che i vegetali devono essere appunto trasformati, anche se a lato pratico, per esempio, la patata potrebbero mangiarla anche cruda, più o meno, se proprio forse. Vabbè, dipende, mettiamola così. Questo è tutto da Planet Base. Io sono Giochi e noi ci vediamo la prossima volta.